Ciao a tutte e a tutti. Oggi un piccolo video haul. No, non sono tessuti. Mi dispiace, ma non sono tessuti perché ne ho in abbondanza. Dunque, qualche settimana fa sono andata a Cagliari a fare un giro con mio marito per comprare un regalo. In un negozio ho visto una tracollina fatta uncinetto. Io me ne sono innamorata, però il giorno non l'ho comprata perché dopo qualche giorno sapevo che avrebbero messo i saldi, quindi ho detto: ma sì, la compro con i saldi, tanto manca un paio di giorni. E invece quando sono tornata l'avevano appena venduta, quindi sono rimasta un po' triste. E la commessa è stata gentile perché mi ha detto la marca, io l'ho cercata online, però online non si trova. Esaurita dappertutto, però ho scoperto che non è fatta in cotone, è fatta con un cordoncino. Allora mi sono un po' attivata e ho trovato questo sito qui, Tessiland, che ha un buon assortimento, ha veramente tanti tanti tipi di filato e di filati. E tra l'altro anche questi cordoncini con un Lurex, perché la borsa che avevo visto io aveva un Lurex, non era, ho scoperto dopo che il Lurex era stato aggiunto alla lavorazione, però qua è già inserito, quindi ho pensato perché no. Oltretutto questo sito offre la spedizione gratuita con un ordine di 19-20 euro, quindi insomma ho speso 23 euro e mi è andato benissimo. Io sono un po' arrugginita con l'uncinetto perché sono tantissimi anni che non lo lavoro, però se vi fa piacere la pochette la facciamo insieme. Adesso apriamo il pacco perché sono curiosa come una scimmia è appena arrivato. E voglio vedere questi filati. Oppala. Ho tolto la bolla di accompagnamento perché era qui, ma c'era. Quindi insomma, non mi sembrava il caso. Meno male che ha rinfrescato, altrimenti insomma lavorare con questo caldo, col caldo che stava facendo, quello che vedo mi piace già. Dunque ho preso quattro colori. Questo, vediamo un po' come lo definisce. Non sapevo quale scegliere. Prima ho riempito il carrello, poi ho scremato un po' perché mi stavo facendo prendere la mano. E ho pensato, se poi non mi piace, quindi cordino Tai con inserti Lurex, uncinetto consigliato. Ecco qui, il codice è questo, 931. Così se volete, io. Ho guardato qualche video di Daniela Gianni, lei ha fatto vari ordini, è una ragazza che seguo da tanto tempo, da quando facevo bijou, eccolo qui. Diciamo che lo spessore mi piace perché non è né grosso né fino. Si lavora con un uncinetto numero 3-4, io ho comprato anche l'uncinetto perché quelli che avevo ne ho due, ma non so, l'ho preso, che cosa l'ho preso? 3. Quindi ho detto ma sì, 1 euro. Bellissimo questo, che è un Tiffany, insomma. Dice Lurex acqua argento, il codice è 739, sono 200 grammi, non so la resa, ma penso che da quello che ho visto in qualche video rendano abbastanza bene. Poi ho questo, è bellissimo, carta da zucchero, il codice è 029. Bello. Allora, questo ha un Lurex cangiante, se vedete un po'. No, questo è sigillato, ma tanto io lo dovrò utilizzare, quindi ve lo faccio vedere. Vedete? Bellissimo, bellissimo. Questo ce l'ha in argento. Penso si veda. Vediamo un po'. Faccio vedere così. È argentato, è l'ura. E questo ce l'ha oro. Più tenue.
A me interessava principalmente un color così neutro, perché farò diciamo il colore principale di questo colore, perché poi l'abbino un po' a tutto, no? A tutto ciò che ho. Poi dovevo, ecco, avevo preso anche un'altra cosa, comunque questa, molto molto bello, è un giallo tenue, vediamo come lo chiama. Vabbè, 024 il codice. Ananas lo chiama, ecco qua, molto molto bello, un giallo tenue, guardate un po', e poi ho preso anche una catenella da mettere nella pochette, insomma. Perché io d'estate uso principalmente borse piccole, perché esco di sera sul tardi, vabbè di giorno no, si deve andare a fare la spesa, però di sera esco dopo cena e quindi metto solo il cellulare, vabbè, il portafoglio, ma non metto altro, quindi questa catena è molto carina, vedete? E poi qua ha questi gancini dove poter attaccare poi alla borsa. Dunque, io ho acquistato il giorno 11, l'11, oggi è 16, però considerate che c'è la sabato e la domenica di mezzo, me l'ha portato il corriere SDA. Mi piacciono tutti i filati che ho preso, e se mi ricorderò ancora come si lavora l'uncinetto, penso di sì, anche se sono un po' arrugginita. Io non so, forse ordinerò di nuovo, ma per il momento voglio fare qualcosa così, perché poi l'anno prossimo un'amica compie gli anni, quindi magari le preparerò una pochettina anche a lei. Niente, fatemi sapere se voi lavorate l'uncinetto, se vi piace, se vi può interessare un video come faccio la borsa. Io vi saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao!